Presentiamo quest'oggi un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito delle risorse della ricerca Living Lab. Sosteniamo 300.000 euro, un'indagine demoscopica e quindi una piattaforma che sarà a supporto degli enti locali. Nello specifico i comuni interessati sono Vibo Valentia e Catanzaro. Sono oltre 3.000 i giovani intervistati, fascia 18-35 anni, quindi è un cruscotto informativo decisionale importante che attraverso questa piattaforma mettiamo a disposizione degli enti locali per andare a programmare le politiche di sviluppo giovanili nell'ambito dei loro territori, perché è un'indagine significativa e importante che noi vorremmo andare a trasferire poi a tutte quante le realtà comunali calabresi, perché intervistando i giovani e quindi misurando quelli che sono i loro interessi, i loro bisogni, si dà la possibilità agli enti locali di andare a curvare le politiche di intervento a beneficio appunto dei giovani, scongiurando la loro fuga e facendo sì che diventino parte attiva e determinante nello sviluppo dei territori. Ma innanzitutto l'obiettivo è quello di occuparci in maniera molto concreta e consapevole di benessere giovanile. Lo facciamo attraverso un progetto, appunto l'iBag, che in qualche modo si muove in una duplice direzione. La prima è quella di ascoltare direttamente i giovani. Noi abbiamo coinvolto in questa prima fase pilota oltre 3.000 ragazzi che hanno partecipato attivamente, hanno risposto attivamente in maniera molto interessata a oltre 40 domande che sono state loro sottoposte ai nostri rilevatori. La seconda fase, quindi il secondo aspetto, è quello legato alla trasformazione dell'ascolto attivo in attività decisionale. Lo facciamo attraverso un cruscotto decisionale, una piattaforma messa a disposizione degli enti locali, in questa fase gli enti pilota, i due comuni di Catanzaro e Vibo, per poter attingere non soltanto dati di ascolto di prima mano e quindi orientamenti dei giovani, ma anche risorse che esistono, normative, azioni, misure, suggerimenti per affrontare consapevolmente le politiche giovanili.